Corigliano, Acque Sapone M Gross per la quinta giornata della regular season di Serie A. Il match partito, l'Acque Sapone in possesso di palla, poi con il 7 Mimi per quanto riguarda il quintetto iniziale, mandato in campo inizialmente da Bellarti, subito il tiro di Caetano e subito Tornatore deve mettere in calcio d'angolo. C5 Futsal Club Boys e c'è il palo adesso di Giapa che se n'è andato alla sua maniera. In parità va Del Pizzo sul fondo, gente, il pressing di Nuno Coco, Schiavelli, ora Schiavelli va via bene, Schiavelli e Bambarella gli chiude lo specchio, fermato ultimamente da Jonas che fa ripartire l'Acque Sapone, va Jonas sul fondo, ancora possibilità di partenza, va Dentini si accentra e palla fuori di pochissimo, sempre Dentini, arriva poi Jonas, attenzione, solo Burrito, pallonetto e palla fuori, brivido per i tifosi di casa e ruba palla ancora a Nuno Coco, ma attacca ancora Jonas, stende il tiro, attenzione, pallone buono per il tiro sul fondo di Caetano, arriva ancora Sidney, poi un rimbalzo favorisce Coco Smith e palla buona per Jonas che va giù al limite dell'area, ci sono le proteste, ammonito Tornatore. Parte Jonas e c'è il gol. Acque Sapone in vantaggio. Ha realizzato Jonas 1-0 all'undicesimo. Alla grande. Vediamo se sarà così anche questa volta. Giapa, il diagonale sul fondo. Ed ora Giapa, attenzione, Giapa, va la buona per Del Pizzo. Mammarella, ancora una volta, dice di no il portiere della nazionale. Ancora Corigliano con la riconquista e deviazione, palla fuori, forse con un braccio, si lamenta Nuno Coco per la deviazione di Mimi, forse con un braccio. E ancora Levine, va via Levine, due avversari superati, palla in mezzo e non riesce la deviazione a De Luca, clamoroso per la squadra di mister Bellarte. Cesaroni, Jonas, c'è raddoppio, il raddoppio di Jonas, fase difensiva questa volta da dimenticare per il Corigliano. Vaschiavelli prova ad involarsi, ci riesce, calcia, Mammarella, poi attenzione, trovato, e Mammarella da terra, la barriera e palla sulla linea, clamorosamente cacciata, non è entrata. Finisce così, 2-0 il primo tempo a favore dell'Acque Sapone. Rieccoci con le immagini del pallabrillia di Corigliano, questo secondo tempo di Corigliano Acque Sapone M Gross. Tocca per Del Pizzo, chiuso in modo regolare Jonas e poi ancora Tornatore, deve rifugiarsi in angolo. Ora, in mezzo c'è il 3-0. Caetano, battuto Coco Smith, ha realizzato Caetano. Per Giapa al volo sul fondo. Anticipa da parte di Mimi che adesso la mette e c'è il 4-0. Burrito. 4-0 Acque Sapone. Mezzo, ma attenzione, ora Burrito è solo davanti al Tornatore, lo trafigge per il 5-0. Ancora Burrito, 5-0. Per Lemine, va Lemine, si accentra, il tiro, Mammarella. Vaschiavelli tiene palla, poi la perde, attenzione a Coco Smith che l'ha data a Burrito. Coco Smith, 6-0, Coco Smith. Ormai è una goleata. Giapa prova da solo, tra due, tre, Giapa se ne va, ancora Giapa, poi conclude, pallone in calcio d'angolo. Ancora Guampe da fuori, Mammarella. Va ancora Del Pizzo, ancora Giapa, insiste il Corigliano, Nuno Coco, Mammarella. Del Pizzo, attenzione ancora al Corigliano, con Giapa, Mammarella, in calcio d'angolo. Mammarella in barriera insieme a Sidney, poi calcia fuori Nuno Coco. Ancora Corigliano che insiste, Lemine. In mezzo Giapa, Lemine e Mammarella ancora. Attenzione a Giapa, palla buona per Nuno Coco che alza troppo la mira e Corigliano ancora non riesce a trovare il gol in questa sfida. Addirittura Mammarella. E adesso Jonas, attenzione a Jonas che calcia e realizza il 7-0. Tripletta per l'ex Asti Jonas e incrementa il suo bottino l'Acque Sapone. In parità 1-1. Attenzione a Jonas che è solo e c'è l'8-0. Poker di Jonas.
8-0 Acque Sapone. Trovato, ma ancora, vedete, Mammarella, ci vuole ben altro per lui. Si salutano già le due squadre, finisce così. Acque Sapone batte 8-0 il Corigliano.